Buongiorno cari pazienti, Dental Center Hostage vi dà il benvenuto sul nostro canale YouTube. Oggi parleremo di come mantenere in pochi passi l'igiene delle vostre protesi, fisse e semifisse. L'igiene orale è una pratica fondamentale per mantenere la bocca in un buon stato di salute, quindi meglio non perdere tempo. Cominciamo! Passo numero 1. Spazzolino e dentifricio. Nella maggior parte dei casi si utilizza uno spazzolino di durezza media. Pulire accuratamente per un minimo di 2 minuti al mattino e 2 minuti alla sera, con movimenti leggeri e circolari. Spazzolare anche all'interno dell'arcata dentale, superiore ed inferiore. Con lo spazzolino massaggiare attentamente lo spazio tra le gengive e le coroni dentali. La gengiva deve avere un colore rosato, non deve sanguinare né far male. Se la gengiva dovesse iniziare a sanguinare, nessun problema. Continuare a spazzolare, ma con più moderazione, finché non avrete eliminato tutta la placca dal colletto dentale, ovvero il confine visivo tra il dente e la gengiva. Passo numero 2. Pulizia interdentale. Per la pulizia interdentale abbiamo tre opzioni. Opzione numero 1. Risciacquare la bocca con l'idropulsore. L'idropulsore si usa prima dello spazzolino. Risciacquare bene le parti difficilmente raggiungibili della bocca, ad esempio sotto la lingua, parti terminali delle protesi e spazi tra i molari e dietromolari. Sciacquare bene con acqua o con infuso di salvia o camomilla. Opzione numero 2. Il filo interdentale. Il filo interdentale è più economico rispetto all'idropulsore, ma altrettanto efficace. Passare bene il filo sotto la protesi e sotto il ponte avvitato alla gengiva. Pulire accuratamente con movimenti da sinistra a destra, fino a raggiungere un'ottima lucidatura, senza toccare la gengiva. Opzione numero 3. Lo spazzolino interdentale. Ce ne sono di diverse misure. La cosa importante è scegliere la misura giusta per i vostri denti. Lo spazzolino interdentale si utilizza per pulire lo spazio tra i denti, in direzione della lingua o del palato. Lo spazzolino deve essere passato vicino al colletto del dente, senza esercitare grande forza, per non ferire la gengiva. È importante specificare che per le protesi semifisse si devono rimuovere e spazzolare fuori dalla bocca per ottenere un'ottima lucidatura. E non dimenticare di spazzolare accuratamente i gommini nelle protesi dentarie. Le parti metalliche sulla gengiva, come locatori, barre e attacchi, devono essere lucidi, senza depositi di tartaro e placca. Ecco, questi sono i nostri consigli come mantenere l'igiene orale. Ricordatevi sempre, cari pazienti, che l'igiene orale è fondamentale per i vostri denti e di sicuro non vi lascerà mai con l'amaro in bocca. Alla prossima!